Amici del Casper Club, pronti per un'altra giornata di fantacalcio. Siamo arrivati alla 12ª e allora ecco i nostri consigli per i top player, i giocatori da mettere in campo anche in partite complicate, anche in momenti complicati o in ogni caso da schiera. Parto con Belotti perché è una bella notizia di questa settimana. Il Gallo è tornato a cantare contro la Samp e adesso in casa contro il Parma non si può assolutamente tenere fuori. Arriva una doppietta, i fantallenatori sperano che ora non si fermi. Deve tornare a far gol invece Federico Chiesa, che è sempre il migliore in campo della Fiorentina, sempre la fonte di gioco. Quando però arriva davanti alla porta fa un po' arrabbiare i fantallenatori, troppo generoso. Infatti col Frosinone si può schierarlo ovviamente da titolare, anche se avete un centrocampo fantastico, Chiesa va ovviamente messo e può essere riferimento di giornata anche a livello di bonus perché deve tornare a più 3. Un centrocampista che in questo inizio di stagione è effettivamente tra i top è João Pedro, perché ha segnato addirittura anche la Juve, dove in uno stadio dove riescono veramente in pochissimi a fare bene, lui ce l'ha fatta e deve confermarsi ancora in trasferta, ma contro la Spal, una trasferta almeno sulla carta un pochino più agevole per il Cagliari. Gioca in casa invece Josip Ilicic ed è veramente tornato ai suoi livelli dopo quell'intervista in cui ha raccontato insomma anche della sua grande paura per i problemi avuti in estate. Adesso è il vero Ilicic, anche con l'Inter si può mettere perché questo Ilicic anche nelle grandi partite può fare la differenza, un assist, un gol è sempre determinante, puntateci. Io sono fedelissimo di questa rubrica perché Insigne è veramente un giocatore che non si può mai lasciare fuori quest'anno. E ancora adesso, arrivati comunque alla 12ª giornata, c'è ancora chi ci fa domande, chi magari mette in dubbio Insigne, che però va visto come un top player a tutti gli effetti, come uno dei primissimi attaccanti come Ronaldo, Immobile, Icardi, eccetera. Quindi Insigne anche in questa giornata da mettere. Chiudo invece con un difensore, perché in molti chiedono cosa fare con i centrali difensivi. Milan Juventus, le grandi partite lasciano sempre dubbi su questo tipo di giocatori, anche perché Higuain dovrebbe provare a farcela in ogni caso, quindi Chiellini cosa fa? Cosa fare in questo match per il fantacalcio? Il nostro consiglio è di metterlo, perché Giorgio Chiellini in questo tipo di partite si esalta, può prendere un voto importante, chissà, poi va a saltare, calcio strano, il fantacalcio ancora in più. Anche per i difensori e per tutti i top player consultate il Casberg Fanta Manager, l'algoritmo che vi dice chi schierare dopo che inserite la vostra rosa. Buona fanta giornata a tutti. Ciao.